Il tuo sguardo cambia il mondo. Il saper guardare a se stessi, alla propria condizione di fragilità, di peccatore, ci permette di avere uno sguardo nuovo su noi stessi e sugli altri. Dal Vangelo secondo Luca. Può forse un cieco guidare un altro cieco? Non cadranno tutti e due in un fosso? Un discepolo non è più del maestro, ma ognuno che sia ben preparato sarà come il suo maestro. Gesù ci mette in guardia dalla pretesa di chi si sente superiore, di chi, avendo fatto un pezzo di cammino, pretende di insegnare, si crede maestro in qualcosa, giudica gli altri. Perché guardi la pagliuzza che è nell'occhio del tuo fratello e non ti accorgi della trave che è nel tuo occhio? Mettiamoci allo specchio, senza paura, guardiamoci i riflessi. Ma non in noi stessi, ma nello sguardo di Cristo. Solo in Lui possiamo guardarci senza autodistruggerci. Come puoi dire al tuo fratello, fratello, lascia che tolga la pagliuzza che è nel tuo occhio, mentre tu stesso non vedi la trave che è nel tuo occhio? Se uno non riconosce con misericordia i propri limiti, non può aiutare gli altri. Ipocrita, togli prima la trave dal tuo occhio e allora ci vedrai per togliere la pagliuzza dall'occhio del tuo fratello. Togliersi la pagliuzza o la trave è certamente doloroso. Ma solo così il nostro sguardo sugli altri cambia. Solo se sono stato perdonato, so anch'io perdonare.